Fra le tante iniziative di contorno e mondiali c'è anche un film a luci rosse. La star è Moana Pozzi. L'abbiamo intervistata sui risvolti sexy del mondiale. Moana, qual è il calciatore più sexy di questi mondiali? A me piace Maradona, anche se non sono mai riuscita a vederlo intero. Ha qualche cosa che piace, sicuramente. Ma non è un po' scimmiesco? È per quello che mi piace. Gli uomini in fondo devono essere un po' scimmieschi. Montezemolo lo trova sexy? La sua posizione lo rende interessante, però fisicamente non mi piace. Qual è il suo tipo ideale di calciatore o di atleta? Come compagno, come partner? Che dia sensazioni fisiche e che dia la sensazione del corpo. Che differenza c'è tra il pubblico che segue, non so, magari i suoi film e il pubblico che va allo È stadio? molto simile anche come tipo di tifo, devo dire. Il mio è un pubblico da stadio, fondamentalmente. Moana, secondo lei è giusto che i calciatori non possano fare l'amore prima delle partite? Il sesso sposa, secondo lei? Beh, certo, se uno lo fa un'ora prima, sì, però secondo me la notte prima no, non credo che sposi. Secondo me non c'entra niente col sesso. Il calcio non c'entra niente col sesso? La FIFA ha imposto ai calciatori di indossare i parastinchi. Non possono più giocare con i calzettoni abbassati perché si sostiene che sia una misura di prevenzione anti-AIDS. Lei che ne pensa? Che pure questo argomento in qualche misura lo deve affrontare quotidianamente quasi per il suo lavoro. Non solo per il mio lavoro, lo devo affrontare quotidianamente. Le dirò che anzi, lo affronto più per la mia vita personale che non per il lavoro, perché di film se ne fanno 2 o 3 all'anno. In realtà l'amore si fa molto più spesso che fuori dal set. Bisogna optare per la castità assoluta se uno vuole essere tranquillo e sicuro. Non c'è soluzione.